Nome Franco Cognome Arminio Età 5,3 Professione Paesologo Maestro Elementare A quale razza appartiene? Umana provvisoriamente. Franco Arminio, scrittore. Allora, lei si è ritrovato idealmente nelle condizioni in cui si ritrovò ad Ellis Island negli Stati Uniti, Albert Einstein. E quando fu eh, provocato, prego, Grazie. da una domanda che riteneva assolutamente inaccettabile, lui che fuggiva dai venti nazisti rispose appartengo alla razza umana. Perché ha detto provvisoriamente? Ah. È una parola a cui sono molto legata. Tra l'altro ho un blog che si chiama Comunità provvisorie, perché è il tempo del provvisorio, perché siamo tutti per diventare qualcos'altro rispetto a quello che siamo. E non sappiamo che cosa diventeremo. Essere provvisori eh, genera paura? No, eh, non dobbiamo portare il broncio all'epoca in cui viviamo. Eh, secondo me è una cosa addirittura entusiasmante. Il fatto che non sappiamo che cosa c'è dietro l'angolo è, la, è bellissima, questa sensazione. Io devo farle una domanda perché ancora sono un po' disorientato, ma cosa c'entro? Maestro elementare, uno scrittore. E poi che professione è il paesologo? Il paesologo non è il paesanologo. Oh. È uno che sta in un paese e dà attenzione a, a questa creatura che è un paese, come un bambino. Il paese è un, è un po' come un, un vecchio zio che un po' te lo porti a spasso, gli fai compagnia. È una forma di attenzione, una forma di clemenza eh, a creature. A cui nessuno fa più caso, appunto, i paesi. Uno scrittore mh, che vive, che conosce bene il Sud, quando vede che in Francia per soddisfare la propria, il proprio bisogno di paternità, di maternità, si acquista un bambolotto dalle fattezze, io dico quasi, umane, che chiave di lettura lei dà? Io... O le dà? Ma in realtà il mondo è fatto di opposti, la, la, oggi la, il mondo digitale produce queste cose, la rete produce, però produce anche l'arcaico. Cioè noi abbiamo il massimo di degenerazione della modernità, ma anche abbiamo un ritorno indietro, per cui eh, è la coesistenza di queste cose che è interessante. Ecco, il termine coesistenza, io ho voluto che lei fosse qui in una serata come tutte quelle che verranno a razza umana piena di documentari che rappresentano il mondo. Ecco, il mondo, quel mondo è il mondo visto da un paese. Eh, il mondo visto da un paese, non è più il mondo visto da dietro, l'idea che il paese stava dietro e la città stava avanti. In realtà oggi il paese è una forma di avanguardia, perché appunto tornando l'arcaico in qualche modo torna il paese. Cioè, oggi il, il paese è un balcone anche per vedere la città, per vedere le bambole appunto francesi. Insomma, Questo è il paradosso. Le autostrade della globalizzazione passano anche per sì. i paesi. E eh, nella, sua, come dire, nella sua lettura del mondo c'è anche però una introspezione rispetto a due grandi momenti che abbiamo visto anche oggi. Da un lato la madre, la maternità, il rapporto di un figlio con una madre. Ecco, abbiamo visto le figlie che devono entrare in società. Mm. Ma il paese è, è, è il luogo materno, il luogo in cui siamo, il, eh, non esiste uno che non ha una madre e la nostra madre è il paese, la nostra madre è la terra. L'idea di, 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 di pensare al paese come, come uno zerbino, il paese è una cosa sacra, come la mamma è una cosa sacra. Noi dobbiamo riannodarci a, a, alla madre, al paese, alle cose arcaiche, alle cose antiche e poi guardare con clemenza anche queste forme appunto di degenerazione che però viste con clemenza ci fanno capire che è una, una grande giostra che però appunto ha una madre che... noi abbiamo visto eh, aprire questa puntata con... ascoltando più che vedendo il volto di una ragazza e quella ragazza ci raccontava della violenza che si era fatta su se stessa la razza umana si sta violentando e in che forma, secondo lei? Prendiamo sempre l'angolazione di una piccola comunità? Beh, se per razza umana intendiamo la, la, la razza dominante, l'Occidente, possiamo dire anche, non si può dire a quest'ora in televisione questa cosa. Ma diciamo. Si può anche dire che in qualche modo sta uccidendo il mondo, anche perché in qualche modo è una razza che si è messa alle spalle tutte le altre razze, cioè ha dato le spalle a tutte le altre razze. Faccio sempre dei paesi. Quando un paese è senza esseri umani si dice che è un paese morto. In realtà non è morto, ci sono le bisce, le farfalle, le rose, i fiori. Cioè, quest'idea. Cioè, L'uomo deve in qualche modo fare un bagno di umiltà, un bagno di, deve dimettersi in qualche modo da, da padrone del mondo e, e deve ritrovare. Una fratellanza con... Ma una razza tutta. umana più umile, ci vorrebbe? Assolutamente, foderata di umiltà, foderata di, di clemenza, di incertezza, di, di spavento. Noi, siamo, noi abbiamo, abbiamo un cuore spaventato e per nasconderlo facciamo i buffoni e, e, e rompiamo le scatole agli altri. Ho una curiosità, come mai Saviano, che racconta contesti così violenti, così forti, di criminalità, la richiama a volte nei suoi ragionamenti? Saviano è un... Uh... È un collega di, di, di territorio, nel senso lui abita la, la campagna della polpa, io quella dell'osso. Lui purtroppo ha avuto la sfortuna di non stare più in quei luoghi, io sono rimasto. in quei cioè lui rappresenta l'Italia delle coste, io rappresento l'Italia dell'osso, l'Italia dell dei nervi. Due volti di razza umana proposti da lei? Due volti positivi? Due volti. A me pi piace. Un essere umano che ho visto una volta che si fermava per strada e scendeva, prendeva i rospi che stavano sull'asfalto, me li faceva vedere e poi si allontanava verso la campagna per salvare la vita a questi rospi innamorati. Qui è il poeta e lo scrittore. Uno famoso? Una, una, faccia, una famo faccia famosa? Bella, bella. Quella che vuole. Una faccia famosa e bella. Già il fatto che indugio a pensarci... <ride> e allora ci fermiamo così. Grazie non a non Franco mi... Arminio, paesologo. Per concludere, concludiamo con tre dati. Il primo, le email spedite oggi, 138 miliardi e più. I denutriti, 900 milioni. Gli obesi, più di 500 milioni. La razza umana è in cammino. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alla stessa ora su Rai 2.